Salve a tutti, risolviamo degli esercizi riguardanti il moto uniformemente accelerato. Per prima cosa, chiediamoci quanto è l'accelerazione di un'auto da corsa che va da 0 a 100 km all'ora in 5 secondi. Quindi la velocità iniziale è 0, 0 metri al secondo, 0 km all'ora uguale. La velocità finale è 100 km all'ora. E il tempo è di 5 secondi. 100 km all'ora dobbiamo convertirlo in metri al secondo. Si divide con 3,6 e otteniamo 27,8 metri al secondo. Allora, l'accelerazione è proprio la differenza di velocità divisa il tempo impiegato per compiere questo cambiamento di velocità. Questa formula qui in realtà è solo una, de cioè deriva da questa. Boh. Allora, comunque, 27,8 metri al secondo meno 0 è sempre 27,8 metri al secondo. Fratto 5 secondi, 27,8 diviso 5 fa 5,56. Allora, metri al secondo al secondo, c'è proprio un'unità di misura di accelerazione, metri al secondo quadrato. Ok, adesso facciamo un altro esercizio. Mettiamo di avere una velocità iniziale di 3 metri al secondo. Poi si muove, insomma, di moto uniformemente accelerato per un tempo di 2 secondi e facendo questo si sposta di una distanza, il corpo si sposta a distanza di 10 metri e ci chiediamo quanto era l'accelerazione. Allora, vedendo i dati, che formula useremo? Beh, questa qui, la seconda, dobbiamo però invertirla per ottenere A. Allora, S è V0 t più un mezzo a t al quadrato. Noi cerchiamo a che è in questo termine, quindi portiamo quest'altro termine dall'altra parte e cambierà di segno. S meno V0 t è uguale un mezzo a t al quadrato. Dobbiamo eliminare un mezzo. Potremmo dividere con un mezzo, ma otteniamo frazioni doppie, si complica. È molto più facile moltiplicare per 2, perché qui abbiamo un 2 sotto, un 2 sopra che vanno via. Quindi 2 moltiplica S meno V0T. Allora, un mezzo per 2 si eliminano, abbiamo AT al quadrato. Cercavamo A, allora dobbiamo dividere con T al quadrato. AT al quadrato diviso T al quadrato è solo A. E quindi 2 per S meno V0 T tutto fratto T al quadrato è uguale a lato sinistro uguale lato destro uguale lato sinistro. A è 2 S meno V0 T fratto T al quadrato. Va bene, mettiamo i valori. 2 per 10 metri meno 3 metri al secondo per 2 secondi fratto, attenzione, t al quadrato, 2 al quadrato è 4, però dobbiamo mettere al quadrato anche i secondi, 4 secondi al quadrato. Qui i secondi vanno via con i secondi. E allora otteniamo 2 per 10 metri meno, boh, 3 per 2 fa 6, comunque abbiamo metri fratto qua. Ah sì, non ho visto, qua potremmo semplificare dividendo con 2, 2 secondi al quadrato, 10 meno 6 fa 4 metri fratto 2 secondi al quadrato, 4 diviso 2 fa 2. 2 metri al secondo quadrato. Questa è l'accelerazione. Facciamo un ultimo esercizio. Allora, di un'auto che parte da ferma, se parte da ferma, la velocità iniziale è 0 e le formule diventano più semplici.
con un'accelerazione di 3 metri al secondo al quadrato e una velocità, muovendosi questa accelerazione, arriva a una velocità finale di 15 metri al secondo. E ci chiediamo quanta strada percorre in questo movimento. Allora, quale formula useremo? È abbastanza evidente, usiamo la terza. Se V0 uguale 0, la formula si semplifica. Va via questo termine con V0. Allora, V al quadrato è 2AS. Noi cerchiamo S, allora dividiamo entrambi i lati con, in parentesi, 2A, perché 2A per S diviso 2A fa S. Boh, V al quadrato fratto 2A è uguale a S. Boh, quindi S è uguale a V al quadrato fratto 2A. S è uguale, allora attenzione, velocità al quadrato, 15 al quadrato fa 225, ma dobbiamo mettere al quadrato anche un'unità di misura, metri al quadrato su secondo al quadrato. E 2 volte A, 2 volte 3 metri al secondo quadrato. Allora, 2 per 3 fa 6, 225 diviso 6, se fate il calcolo viene 37,5. Vediamo l'unità di misura, metri al quadrato su secondi al quadrato per, invece di dividere, facciamo per questa frazione invertita, secondi al quadrato su metri. Secondi al quadrato vanno via, metri alla prima va via e qua metri alla seconda va via la seconda potenza, quindi metri, 37,5 metri. Per favore, mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.